Allora, io penso che questo intervento sarà molto breve perché non voglio rubare spazio a quelle che sono le vere star della serata, che sono i nostri scrittori che comunque si sono cimentati prima nella scrittura e poi nella lettura, ma poi anche mettendo in campo tutto l'entusiasmo anche nella preparazione di questa antologia, che è stata, per quanto riguarda i miei corsisti, autoprodotta, e vi assicuro veramente con una gestazione in cui, dicevo prima, l'entusiasmo era palpabile. Io sono molto contento di questo corso, non lo dico per piaggeria, non lo dico perché siamo qua e sto presentando i corsisti di Nero, che è stato anche per me un corso un pochino nuovo, perché io ho fatto molti corsi di scrittura creativa, lavoro con le scuole, lavoro con gli adulti, ho lavorato anche con le università, però per la prima volta ho deciso di fare un corso di scrittura con gli amici di Canto 31 che fosse proprio calibrato sulla scrittura nera, quindi sulla scrittura, non soltanto la scrittura per descrivere emozioni, perché la mia idea di scrittura è quella della scrittura emotiva, cioè noi scriviamo per raccontare storie, però non possiamo limitarci semplicemente a raccontare azioni, no? Dobbiamo sapere mettere in campo anche quelli che sono i sentimenti, i pensieri dei protagonisti, perché è soltanto in questo modo che si crea una sorta di fratellanza tra chi legge la storia e il protagonista della storia, perché i miei corsisti lo sanno bene, i miei corsi partono da una filosofia, che tu devi assolutamente come lettore sposare quello che è il personaggio che all'interno di quella storia poi interpreterà le gesta delle situazioni che si vengono a creare. Questo è stato un corso molto bravo a interpretare questo tipo di filosofia, perché e anche questa è una cosa che dico spesso, la scrittura non è una scienza esatta, no? La scrittura non è una scienza in cui si stabiliscono delle regole, dei paradigmi, dei modi e vanno bene per tutti. Si tratta di impadronirsi di una filosofia, che è quella appunto di saper raccontare le storie, e in base a questa filosofia poi riuscire, in base a quello che è il proprio intimo sentire, quindi quello che è la propria soggettività come scrittore, riuscire a raccontare queste storie in modo che chi ci legge poi possa trovarci all'interno di queste storie, perché se voi siete lettori sapete che le storie funzionano soltanto quando noi, nel momento stesso che apriamo un libro, cominciamo a sfogliare le pagine, riusciamo ad annullare tutto quello che ci sta intorno ed entrare dentro quel libro, perché è questa la magia della scrittura, no? Che io credo che rispetto a altre arti come possono essere il cinema, comunque arti dove noi abbiamo anche l'immagine che ci aiuta ad entrare all'interno di una storia, nella scrittura non è così, no? Le immagini ce le creiamo noi nel momento stesso in cui ci impadroniamo degli input che ci danno gli scrittori, e riusciamo in base a quegli input poi a costruirci quelli che sono i nostri mondi, i nostri immaginari. Maurizio De Giovanni, in una serata bellissima l'anno scorso a Mantova, in cui c'eravamo sia io che Gianluca, ha detto: noi alla fine come scrittori facciamo ben poco, vi mettiamo a disposizione alcune cose, pochissime in realtà, no? Inventiamo una storia utilizzando quelli che sono gli strumenti di cui speriamo come scrittori di essere capaci, ma poi in realtà la magia si compie quando è il lettore che da questa storia riesce a prendere tutte le emozioni del caso e riesce a farle diventare un qualcosa che ti fa stare bene, perché la cosa fantastica della scrittura è questa, che quando noi ci impadroniamo di quella storia, di quel personaggio, riusciamo poi ad entrare dentro quella storia, quel personaggio, e stiamo bene, perché proprio evochiamo quei mondi che dicevo prima. Io mi sono trovato con questo corso in una situazione, che direi che ogni scrittore, ogni docente di scrittura creativa vorrebbe trovarsi. Intanto subito una grande sintonia, una grande capacità di confrontarsi, una grande capacità di sposare questa filosofia, cioè del raccontare per trasmettere emozioni, non soltanto per mettere in fila una serie di fatti che poi vengono lasciate a disposizione del lettore, perché le storie sono queste. Forse ve ne siete resi conto già in queste prime quattro letture, no? C'è una forte emotività da parte dei personaggi. Non è facile, quando si fanno corsi di scrittura, trovare una classe così pronta a recepire quella che è la tua filosofia, perché io ho cercato di non insegnare loro niente in termini di scrivete come io vorrei che voi scriveste. Io ho detto: secondo me la scrittura è questa, e ripeto, scusate se torno un attimo su questo argomento, la scrittura non è fatta soltanto di nozioni che vengono date, ma è fatta, e questo dovrebbe fare il docente di scrittura creativa, riuscire ad attivare questa capacità appunto di trasmettere emozione a chi ti legge, in modo che ognuno riesca a buttare fuori tutta la sua personalità. Questa classe è riuscita a farla veramente molto molto bene, ed è riuscita a farla su un genere di scrittura che spesso
viene tacciata di essere scrittura di serie B, no? Io non credo a queste distinzioni tra le letterature alte e le letterature basse. Il noir, perché comunque questo era il tema del corso che abbiamo fatto, è sicuramente una scrittura di genere, è una scrittura che spesso gli scrittori importanti, critici importanti, trattano riducendola un pochino a icona, no? Facendola sembrare come se fosse un prodotto non importante, no? Perché i prodotti importanti sono altri, no? Sono la poesia, sono la scrittura aulica. Invece non è vero niente, perché il noir, il nero, ci dà la possibilità intanto di guardare la realtà attraverso anche degli occhi deformati, perché poi quando mettiamo in campo, come sono riusciti a fare tutti i corsisti della prima edizione di Nero, personaggi che non stanno bene con la realtà, ma non stare bene con la realtà vuol dire poi anche trovare gli strumenti per giudicare la realtà, per interpretare la realtà. E io credo che una scrittura capace di vedere la realtà, interpretarla, modificarla, dare una propria interpretazione soggettiva a questa realtà, sia una grande scrittura, non sia una scrittura di serie B. Ci sono tantissimi scrittori neri che non possono essere semplicemente trattati come scrittori di genere. Non vorrei citare il solito Stephen King, su cui ci siamo già sperticati in elogi, sia io che Gianluca, in ogni laboratorio di scrittura. Stephen King non è soltanto uno scrittore horror. Stephen King è uno che fotografa l'America, fotografa il disagio esistenziale in un modo che molti scrittori importanti non sono riusciti a farlo. E chi dice Stephen King è il nuovo Charles Dickens ha ragione, perché non stiamo parlando di uno scrittore di genere, stiamo parlando di uno scrittore capace, attraverso delle storie nere che vengono utilizzate come scenografia, poi di dare comunque voce a quelle che sono i malesseri, i disagi comunque della società, o i malesseri e i disagi comunque delle persone delle individualità che si muovono all'interno dei suoi personaggi. I miei corsisti sono riusciti a fare questo molto molto bene. Io ho seguito la gestazione di tutti i racconti, perché questi racconti sono stati costruiti in itinere durante i 7 moduli del corso, e pur muovendosi su una traccia guidata, perché io ho dato loro, non ho lasciato loro l'autonomia di lavorare su questi testi, è stata data una traccia, quindi quella che era non soltanto un incipit, quindi un'idea di racconto, ma sono state date proprio delle indicazioni precise anche per costruire i racconti in itinere, quindi mentre il racconto andava avanti, e ognuno di loro è riuscito a interpretarlo nel modo giusto, cioè tenendo una scenografia, l'idea che ha dato il docente, e adattandola a quelle che sono le proprie capacità, le proprie personalità. Quindi io sono veramente molto fiero di questa classe, e ripeto, lo dico con, credetemi, senza nessuna intenzione comunque di fare le sviolinate, di fare delle sviolinate inutili e che tra l'altro peraltro non mi appartengono neanche dal punto di vista caratteriale, però veramente una delle migliori classi che io abbia mai avuto, e anche l'entusiasmo che c'è stato nella preparazione di questa antologia lo dimostra. Io tra l'altro approfitto anche per fare un momento di autopromozione, visto che comunque, visto l'esito del primo corso di scrittura, abbiamo deciso comunque di continuare su questa strada, perché comunque la scrittura nera, abbiamo detto, non è soltanto raccontare comunque storie di paura, non è soltanto raccontare storie gialle, non è soltanto comunque raccontare di morti, sangue o altro, ma è anche sapere attraverso queste cose, scenografia come dicevo prima, poi riuscire a mettere in campo le proprie emozioni. Quindi partirà un secondo corso comunque sempre sul livello 1, quindi il livello che hanno praticato i ragazzi che sono qua stasera presenti, con prima lezione lunedì da Feltrinelli, quindi alla Feltrinelli di Via dei Mille, orario 20:30, 22:30, quindi se la cosa vi interessa, avete amici che pensate che la cosa possa interessare, ben vengano, noi siamo qua per questo. Ci sarà probabilmente un secondo livello, perché comunque tutte queste cose è quasi brutto fermare comunque tutto il lavoro che si è costruito in questi 7 moduli. Dico una cosa e poi mi chiudo, perché voglio dire di non essere prolisso, ma poi in realtà la serata... Partiamo, volevo dire una cosa, siete in 70, la presentazione della Vallone erano in 40, quindi abbiamo battuto la Vallone. Una amica, una carissima amica, però. Non voglio rubare altro tempo, quindi diciamo, adesso c'è il secondo gruppo di lettura, poi ci sono anche i corsisti di Gianluca, quindi io volevo semplicemente dire grazie e dire che... su questo sono sicuro che Gianluca è perfettamente d'accordo con me. Il rapporto tra insegnante e studente in questi corsi non è sempre così chiaro, perché è difficile che uno scrittore esca da un corso di scrittura creativa esattamente uguale a come è entrato, perché
è vero, si dicono cose, quindi si parte dal presupposto di insegnare cose, però si prende anche tanto dai corsisti, perché ti rendi veramente conto che esistono tanti tipi di scritture diverse e anche lo scrittore può beneficiare di questo feedback e di ritorno che arriva dalle persone, insomma, che hanno collaborato con te, non studiato con te. Grazie.